Tredicesima puntata di Fast Forward, dove ogni martedì alle ore 18 parliamo di web marketing, una settimana prima. Questa è la terz'ultima puntata della rubrica. No, non chiudiamo, ma ad agosto non parleremo di news. Restate con noi fino alla fine del video per scoprire cosa succederà in estate. Grazie a Cinzia De Martino ho scoperto che Pinterest ha aggiunto il follow button, ovvero il pulsante da inserire nel nostro sito che ci consente di farci seguire dalle persone su Pinterest. La notizia ha avuto poco eco, perché subito dopo in Italia si è diffusa quella che Twitter ha aperto Twitter Analytics a tutti. O meglio, a tutti quelli che usano Twitter ADV o le Twitter Card. Quindi, se non l'avete ancora fatto, è il momento di inserirle nel vostro sito. E visto che non tutti possono ancora vedere Twitter Analytics, facciamo un giro dentro la piattaforma. È divisa in tre parti, Tweet, Follower e Twitter Card. Nel menu Tweet troviamo dati di tutti i nostri contributi negli ultimi 28 giorni e abbiamo dati specifici per Tweet, Twitter Risposte e Tweet Sponsorizzati. Al colpo d'occhio si nota che per ogni tweet abbiamo visualizzazioni, interazioni e grado di interazione. Ma cosa veramente utile e importante, cliccando sul tweet possiamo approfondire molto questi dati andando a vedere ogni singolo dettaglio. La prima cosa che si può notare è come i tweet abbiano un ciclo di vita veramente breve, si esauriscono dopo 2-3 ore. Vi mostro un tweet fatto durante uno dei nostri eventi gratuiti in giro per l'Italia. Come si può notare dura di più, manco fosse Duracell. Tra i dati di ogni singolo tweet abbiamo visualizzazioni, click sul contenuto incorporato, espansione dei dettagli, click sui link, preferiti, retweet, click del profilo utente, risposte e click su hashtag. Una vera e propria rivoluzione, perché non solo riusciamo a vedere quante volte un tweet viene visualizzato, ma riusciamo a comprendere come le persone interagiscono con i nostri contenuti. Quando andiamo a vedere le statistiche per ogni singolo tweet si apre un mondo. È ovvio che le immagini siano i post con più interazione. Questo lo sapevamo già. Ora però diventa interessante studiare altre azioni, come per esempio l'espansione dei dettagli, il click sul link o il click sull'hashtag. Infatti, cari amici e care amiche che siete sul divano, in ufficio, a casa o in spiaggia, tutti questi dati si possono esportare in CSV e se ogni 28 giorni li esportate e salvate avrete uno storico importante. Ovviamente una volta portati su Excel e diviso il testo in colonna potrete ordinare i tweet in base a ogni metrica e capire quelli che sono stati i contributi vincenti. Mica poco, meglio di qualsiasi altro software che avevamo prima d'ora su Twitter. Credo che gli spammer dovranno inventarsi qualcos'altro per gonfiare i dati. Tornando al menu tweet, sulla destra trovate gli andamenti del mese, interazioni, click dei link, retweet, preferiti e risposte. Passando invece al menu follower, vediamo come si può avere una panoramica su chi ci segue, uomo o donna, chi seguono oltre a noi, da dove provengono e a cosa sono interessati. Dal mio punto di vista, questi sono dati quasi inutili a scopi personali, ma risultano ottimi per i report dei clienti. Andiamo alla voce finale, Twitter Card, voce molto interessante, peccato per i dati non esportabili, però almeno potete visualizzare i dati precedenti ai famosi 28 giorni. Vuoi vedere che 28 giorni diventerà famoso come 140 caratteri? Ecco uno slogan per chiunque voglia fare un ebook sull'argomento. Il giro dei 140 caratteri in 28 giorni. Ma cosa abbiamo di utile nel menu Twitter Card? Una cosa interessante sono i dati che abbiamo generato noi rispetto a quelli di tutte le altre persone che sono su Twitter. Abbiamo i cambiamenti nel tempo, i tipi di card, ma cosa importante, abbiamo quali pagine del nostro sito sono state condivise, quante views hanno fatto, quanti click hanno portato e ovviamente gli account Twitter e i tweet che contenevano le nostre pagine. Possiamo così trovare sia le pagine che piacciono di più, sia gli influencer che hanno portato più views e click. Ma voi avete chiamati influencer? Io no, forse vi ho trovato un altro nome. Infine abbiamo i tweet che hanno generato più traffico e le app, siti web e widget più popolari. Insomma, si inizia a ragionare. Speriamo che presto il sistema venga migliorato, soprattutto per l'esportazione dei dati. Bene, abbiamo visto come funziona lo strumento, facciamo alcune considerazioni. 1. Tenete presente che è in tempo reale, quindi potete prendere questo video, postarlo su Twitter e vedere subito quante views e click state portando. Un attimo, non fatelo subito, dopo il video ovviamente. Ecco, continuiamo e state attenti per favore, perché non abbiamo tutto questo tempo. 2. Vi siete mai chiesti la domenica quando non twittate se i vostri tweet fanno visualizzazioni? O altre domande assurde di questo tipo? Beh, potrebbe essere un dato interessante, potrebbe voler dire che le persone vengono sul mio profilo per vedere cosa scrivo, senza aspettarsi i tweet nella timeline, quindi potrebbe essere qualcosa legato al brand, per esempio. La butto lì, 3. Ma perché Twitter ha fatto tutto questo? Sicuramente è una piattaforma che mancava a Twitter, ma soprattutto l'ha fatto per dimostrare che Twitter stesso funziona, porta traffico al sito web, crea visualizzazioni,
Poi ci sono i tweet sponsorizzati e quindi molto utile per i report ai clienti. Sicuramente dal punto di vista social questa è stata la notizia più importante della settimana, ma non è finita qui. Google si sta muovendo per mostrare gli hashtag nei suoi risultati di ricerca. Di questa funzionalità ne stavamo parlando da circa un anno, ma ancora in Italia non avevamo visto niente. Io l'ho scoperta grazie a un post di Filippo Sogus su Google+, scompare e ricompare, su google.it impostato con la lingua inglese. È una sorta di ricerca in real time che estrapola i post provenienti da Google+. Noi possiamo stare fermi e i risultati si aggiornano. La cosa che mi ha colpito è che Google in basso manda la ricerca di hashtag su Twitter e Facebook. Ma qui apriamo una mezza polemica. Quando Google iniziò a mostrare i profili di Google+ per le ricerche contenenti nome e cognome, Facebook tuonò. Google sta dando risposte sbagliate. Quando le persone cercano nome e cognome, vogliono un profilo Facebook. Qui però è leggermente diverso. È vero che chi cerca un hashtag probabilmente vorrebbe un contributo proveniente da Twitter, visto che lo hanno reso popolari loro. Ma è anche vero che ormai viene usato da tutti ed è diventato uno standard. Poi è ovvio che se io voglio cercare qualcosa relativo a Twitter con un hashtag, uso il suo motore di ricerca interno. Ma da questa argomentazione, da come noi vediamo le notizie dal mondo Google, voglio portarvi un tema nuovo. I webmaster odiano Google, almeno in Italia. Qualche anno fa avevamo avvertito sul forum GT che questo sentimento si sarebbe diffuso tra i webmaster. Anche se la parola odio è troppo forte, ci siamo quasi. Ormai nessuno crede più agli annunci di Google e spesso vengono sbeffeggiati. Per esempio, da pochissimo sono state rese pubbliche, da un anonimo, le nuove linee guida per i quality rater, ovvero le persone che pagate da Google valutano i risultati di ricerca. Come sempre, c'è stata una fuga di notizie. Gli elementi importanti sono l'autorevolezza e l'affidabilità di un sito web circa un preciso argomento, ma anche per esempio il design delle pagine e l'utilizzo eventuale di annunci pubblicitari. Io l'ho scoperto da Enrico Altavilla, dove tra le altre cose fa notare come molto ruota intorno alla reputazione. Anche la definizione di cosa misura il PageRank passa dall'importanza alla reputazione. Vi trovate un riassunto italiano di Matteo Aldamonte sul SEO Blog GT, con un link alle linee guida originali. Il problema, tornando a questo odio nei confronti di Google, sono i commenti delle persone su queste linee guida. Le solite cose, predicare bene e razzolare male, chiacchiere. Questa è l'essenza del pensiero del webmaster italiano. Facciamo un altro esempio, i commenti sul forum GT al fatto che Matt Cutts si prenda un'aspettativa da ottobre. Quindi a partire da ottobre il nostro caro vescovo va in vacanza per circa un anno. Ecco come le persone hanno commentato. Avrà perso credibilità con i suoi video per creduloni. Vorrà mettersi in proprio, magari scrivere un libro e creare una società di consulenza. È tutta una messa in scena. Ai Googler e ai suoi azionisti non sono piaciute molto le dichiarazioni che i siti che facevano scraping rankavano meglio di quelli copiati. Insomma, ce ne sono tanti altri in giro per la rete e molto più pesanti di questi. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Forse Matt avrà preso la palla al balzo, visto che da poco Larry Page aveva rilasciato un'intervista dove diceva che lavoriamo troppo, è ora di mandare avanti i robot. Scherzi a parte, il pensiero di Page è molto profondo ed è il seguente. L'idea che tutti debbano lavorare in questa maniera frenetica per soddisfare i propri bisogni è semplicemente non vera. C'è anche un problema sociale, perché un sacco di persone ti stanno addosso se non hai molto da fare e quindi si crea la necessità di dover essere sempre occupati. Ecco Larry, io un'idea ce l'avrei, perché noi in fondo vogliamo lavorare meno senza problemi sociali. Ci togli la negative SEO? La smetteresti di dare la possibilità ai webmaster di penalizzarsi tra di loro inserendo link spazzatura? Beh, questo crea problemi sociali e lavoro in più, quando basterebbe ignorare i link e basta. E magari anche smetterla con la strategia del terrore. Dai che Matt va via. È il momento giusto. Fate un bel team interno a Google che dialoghi con un'associazione che lotta per i diritti dei webmaster. Delle idee ce l'avrei. Tipo che il robot TXT venga sempre rispettato da tutti. Togliamo la negative SEO, che è una delle cose più stupide che ha inventato Google. Che gli standard siano veramente standard per tutti. Che Google non possa riservarsi il diritto di trattare le cose come pare a lui. Le regole devono essere regole. Ecco, magari così i webmaster cambieranno atteggiamento. O magari è solo una mia impressione del mercato italiano. Chissà cosa ne pensate voi. Fatemelo sempre sapere nei commenti. Ah, e già che ci siamo ve ne mostro un'altra. Come dice Fattoretto, questa è la vera e propria rivoluzione. Ecco i risultati di ricerca per la frase creare siti web gratis. La risorsa della settimana è una guida avanzata alla rimozione delle penalizzazioni. È veramente molto approfondita, c'è qualcosa da prendere con le pinze, quindi il mio consiglio è che se avete dubbi aprite una discussione sul forum GT che le risolviamo presto.
Come dicevamo all'inizio, Fast Forward non andrà in vacanza, ma non tratteremo le notizie della settimana. Nei martedì di agosto andremo ad approfondire alcuni temi suggeriti proprio da voi. Quindi nei commenti aspetto le vostre indicazioni. E non dimenticate di mettere mi piace al video, condividerlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi la prossima puntata di Fast Forward ogni martedì alle ore 18.